Ci troviamo al Circolo Meli dove si è appena concluso il secondo incontro dei tre giorni rotte mediterranee. Questo secondo incontro si è incentrato sulla conversazione di due libri, Rotte mediterranee e La lingua dell'altro, presentate magistralmente dal professore Francesco Idotta. Buonasera. Grazie, sono contento di essere stato qui a Melito in questo circolo culturale perché è stato un modo per parlare dei miei lavori, appunto come hai detto tu, La lingua dell'altro e Rotte mediterranee, due percorsi filosofici gemelli che vogliono confrontarsi con il problema della diversità dell'altro che sopraggiunge dal mare, dalle varie rotte mediterranee, il luogo nel quale noi viviamo e nel quale dobbiamo cercare di mettere in relazione la nostra identità con l'identità dell'altro. Il titolo che è stato dato a questi tre giorni, Rotte mediterranee, nasce proprio dal mio libro, però vede anche le fotografie, la mostra fotografica di Giuseppe Vizzeri, il fotografo che ha colto l'immagine dell'altro che da noi giunge e attraverso la visione dell'altro, del diverso, diverso nel senso positivo del termine, perché è dalla diversità che nasce la conoscenza di sé, come dico appunto nella lingua dell'altro, è importante questo connubio tra immagine e parola, la filosofia ma anche la musica del Mediterraneo, che possano consentirci di trovare un equilibrio che purtroppo ancora oggi ci manca. Iniziamo con il libro Rotte mediterranee. Innanzitutto perché la scelta di un titolo al plurale e non al singolare? Sì, perché le rotte che vengono tracciate, che sono state tracciate nel Mediterraneo nel corso dei secoli, sono tante, tante quanto le civiltà che si sono succedute sui nostri territori, ma che si sono incontrate e confrontate su questi territori. E da questi incontri abbiamo tanto da apprendere. Rotte mediterranee è un saggio filosofico, 9 capitoli, in cui si evidenzia il marinaio, l'uomo per antonomasia, il viandante, un viandante che deve viaggiare per conoscere. Esattamente, il marinaio è colui che oggi è quasi estinto, potremmo dire, perché ci sono le navi da crociera nel Mediterraneo, ma c'è stato un tempo in cui il marinaio, il navigante, seguiva le rotte di Ulisse e non viaggiava in mare aperto, viaggiava lungo le coste, dove aveva la possibilità di incontrare l'altro. Ricordiamo che Ulisse era un marinaio che è anche un guerriero che andava e ha incontrato nel suo viaggio l'alterità a tutti i livelli e quindi si è potuto confrontare. Quando veniva accolto in queste corti lungo il Mediterraneo, l'accoglienza era proprio quella greca. Finanche nella corte di Re Alcino, dove c'era una grande diffidenza verso l'altro, viene fatto sedere al centro della sala del trono per raccontare la sua esperienza di navigante. E attraverso quelle esperienze che noi possiamo comprendere noi stessi anche, perché l'altro funge da specchio. Perché la cultura greca deve essere mediterranea? La Grecia è la culla della filosofia, in modo particolare la Magna Grecia, e mi riferisco, anche lì nasce tutto da un viaggio. Se i greci non fossero andati a Delfi per chiedere all'oracolo quale era la sorte che toccava loro se non avessero viaggiato, quando andarono a Delfi scoprirono che il futuro della Grecia era nel viaggio. In modo particolare i Calcidesi sono arrivati e hanno fondato la città di Region, secondo appunto quella che è la leggenda tradizionale, ma anche la storia. E di conseguenza l'Europa parla greco perché ricordiamo che Europa era una ninfa, e Zeus l'ha inseguita e insieme a lei ha dato origine al nome del nostro continente, che è il più antico forse, dove è nato il pensiero e si è diffuso in tutto il mondo. Dunque la chiave di lettura di Rotte mediterranee qual è?
Ce ne sono tante, può essere un libro semplicemente letterario, divulgativo del pensiero mediterraneo, ma anche un libro sulla riflessione per l'incontro con l'altro, necessario per una riflessione necessaria perché non possiamo esimerci dal pensare qual è la nostra relazione e il nostro compito nel luogo in cui ci troviamo, soprattutto visti gli avvenimenti recenti della storia recente, gli sbarchi in Sicilia e Calabria, che non dobbiamo vedere con paura, ma come una possibilità di creare luoghi di incontro che non siano delle carceri, ma che siano dei luoghi che consentono a queste persone che realmente hanno necessità di fuggire dai loro territori, di trovare un'accoglienza, ma anche creare delle politiche che agiscano sui territori da quali queste popolazioni provengono, per poter dar loro una prospettiva nel loro luogo di nascita. Quindi il mare va recintato o navigato? Il mare va navigato proprio perché, come scrivo nel libro, non può essere recintato, e questa è la differenza tra il mare e la terra. A un certo punto noi entriamo nelle acque internazionali che sono di tutti. Ma proprio perché sono di tutti, ognuno di noi deve rispetto a queste acque. E il Mediterraneo da secoli è un luogo di incontro, ma anche purtroppo di morte, e sarebbe proprio giunta l'ora che queste morti nel Mediterraneo non avvenissero più, perché se creiamo dei confini anche nel mare è la via, diciamo, più veloce per perdere sia la propria identità quanto anche la prospettiva di una pace futura. Nel libro La lingua dell'altro, anche qui il titolo è tutto un programma. Perché la scelta dell'A maiuscolo? La maiuscola perché l'altro al quale mi riferisco non è tanto chi sta fuori di noi, ma è quell'altro che è dentro di noi, lo straniero che è dentro di noi, che spesso ci fa paura, ricusiamo, e ricusando lo straniero che è dentro di noi rifiutiamo anche lo straniero che proviene dall'esterno. La lingua è un fattore importantissimo, perché, come scrivo nel retro di copertina, l'uomo deve incamminarsi verso il linguaggio. Heidegger diceva che la lingua è la casa dell'essere. Gadamer diceva che la lingua è tutto ciò che noi possiamo, è il non detto del linguaggio, che in cui invece si nasconde l'essere. Ma c'è anche lo psicanalista Jacques Lacan, che vede nella lingua, che recupera appunto nella filosofia, dalla filosofia, mutua dalla filosofia greca, vede nella lingua il veicolo attraverso il quale può avvenire il confronto. E quindi conoscere la lingua dell'altro che è dentro di noi, quindi la propria identità, la propria storia personale, aiuta a non avere paura della lingua dell'altro che proviene dall'esterno. Questo sicuramente presume di avere una buona conoscenza di se stessi per conoscere l'altro. È indispensabile la conoscenza di sé, non si può partire da altro luogo che da se stessi. E la conoscenza di sé è il primo passo. Io spesso mi soffermo a pensare sul fatto che l'incontro, per esempio, con la psicanalisi, soprattutto in Italia, è poco praticato, perché si tende a credere che chi si analizza ha qualche disturbo mentale, ma generalmente uno psicanalista sa, o uno psicologo in generale, la ricerca di sé è il primo gradino per stare in buona salute, perché se so qual è il mio desiderio, se conosco il mio desiderio e lo perseguo, posso essere felice. E quindi accogliere l'altro nel mio ambiente, nel luogo dove mi sento a mio agio, che è la mia personalità, il mio io. Mentre se io sono a disagio con me stesso, è ovvio che il disordine che ho dentro non mi consente di accogliere l'altro. Quindi una buona conoscenza di sé presume anche una condivisione e accettare l'altro, però a volte, molto spesso, il peggior nemico siamo noi stessi. Sicuramente in questo libro si evidenzia questo. Ma com'è nata La lingua dell'altro?
La lingua dell'altro nasce dalla mia esperienza a scuola, soprattutto con studenti dialettofoni, ma anche con studenti stranieri, perché ho insegnato per molti anni all'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, insegnando la lingua italiana agli altri, che erano studenti provenienti dalle varie parti del Mediterraneo e non solo, ma anche con gli studenti dialettofoni. Mi sono reso conto che per gli studenti dialettofoni la lingua italiana, così come per gli studenti stranieri, deve essere studiata con la didattica di una L2, cioè di una seconda lingua, perché la lingua italiana per gli studenti dialettofoni che hanno avuto come madrelingua appunto il dialetto, è una lingua straniera che apprendono a scuola. Non a livello ovviamente di chi parla la lingua araba, per esempio, comunque ha strutture sintattico-grammaticali, ma anche psichiche differenti. La lingua in generale modifica la psiche, quindi è necessario creare dei percorsi nuovi di insegnamento della lingua italiana, soprattutto in quegli ambiti in cui essa non è madrelingua, per garantire a tutti le stesse opportunità di apprendimento. Nel corso del libro ci sono diverse storie. Qual è la storia che più rappresenta il titolo, La lingua dell'altro? Sì, sono delle raccolte anche che ho fatto di materiale in dialetto, ma non solo, per dimostrare che anche la cultura dialettofona è molto viva e forte, perché c'era anche una letteratura. Noi tendiamo a credere che il dialetto non abbia una letteratura, invece ce l'ha. Ed è proprio la letteratura che modifica l'altro. E la cultura in generale, che non è solo i libri che abbiamo letto, ma anche il luogo in cui abbiamo vissuto e la nostra storia. La letteratura, che era prettamente orale nei nostri territori, ha contribuito a creare quella lingua dell'altro con la quale io mi sono sempre confrontato, soprattutto insegnando in provincia. E a un certo punto mi sono reso conto che era necessario applicare questa didattica diversa, proprio per consentire quelle opportunità di cui parlavo prima. La lingua dell'altro nasce da queste storie, nasce da questa letteratura orale che richiama i racconti mediterranei, in modo particolare che sin dai tempi dei greci si trasmettevano oralmente, e affidandosi, direi, ciecamente alla parola, tanto che il più delle volte i narratori di storie, compreso Omero, nell'immaginario, che non sappiamo se è realmente esistito, ma ce lo immaginiamo cieco, proprio perché la parola è lo sguardo più importante, al di là anche della vista. Le cose più importanti non si dicono mai. I lavori futuri? Beh, il lavoro innanzitutto è lo studio, perché sono impegnato in studi di filologia in questo momento, e anche la riflessione nasce dallo studio, per cui sicuramente altri lavori verranno fuori, e mi rendo conto con sempre più convinzione che tutto quello che ho scritto fino ad ora ha un filo conduttore, che è quello del desiderio, del sostenere il desiderio che abbiamo e che dobbiamo perseguire, perché è l'unica via per essere felice. E questo desiderio si esprime, per quanto riguarda la mia scrittura, sia nel racconto, sia nella poesia, ma in modo particolare nella saggistica. Grazie Ringrazio il professore Francesco Idotta e alla prossima. a voi per l'intervista e l'ospitalità in questo bellissimo circolo Meli di merito. Grazie.